E mentre mi gusto questa Weissbier, come vedete, formato bruno eccezionale, direi quasi votato, si vede anche dall'occhio poco sveglio. Una puntata, la nona, completamente dedicata all'italiano. Abbiamo infatti due musiche italiane, abbiamo un evento sportivo come sempre e cominciamo subito con un bel po' di musica. Avevo 12 anni, ero fortemente appassionato di Enzo Maiorchi per il suo inglese. Mi ricordo le sfide incredibili con Maiol, che infatti poi è morto e suicidato a Isola d'Elba una decina di anni fa circa. Avevo seguito con passione questa diretta televisiva nella quale lui tentava ancora una volta di battere il mondo. Finì che lui andò a sbattere contro un povero giornalista che era lì che stava seguendo la sua impresa. Uscì fuori treno delle bestemmie sovrumane che finalmente potremmo servire sentire grazie a Radio Scorta. Purtroppo il tentativo è stato interrotto in quanto Maiorca ha puntato. Io non credo. Qualche anno fa un corso negli Stati Uniti di marketing e casualmente venne introdotto questo filmato con mia grande sorpresa. Ve lo propongo perché è veramente una lezione per chiunque si occupa di vendite e di aspetti commerciali. Guido? Sì? È chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accomodi. Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente, eh? No, no. I nani sono 7. Buonasera.
piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda. Quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto in triso impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato in triso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno? Certamente. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamusa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti 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 erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto, più presto che può, per favore. Faccio il possibile. Prego. Va bene, quindi direi Vasconos. Avevo detto che siamo finiti qui perché non mi raccolti ruba e te, perché non resti qui, non hai tempo manca, perché non ti fermi, ti dico dove vai, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, so che non è così, quello che avevo in testa. Non puoi fare niente, la vita non si ferma, che non pensi che, ora che sei con me, sia che non ti ricordi, sia che non sai perché, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Interamente italiana vi sia piaciuta, allora puntata è ormai finita, quindi non ci rimane a questo punto che andare a letto, almeno per il sottoscritto, voi se mi siete durante il giorno magari non andrete a letto. Ne approfitto per salutare il comandante Lorenzo che ci segue sempre. Buona serata a tutti.